Alla fine degli anni 50, alcune riviste statunitensi di argomenti occulti pubblicarono una serie di articoli sensazionali. Vi si diceva che un certo Ted Sirius di Chicago era dotato di una straordinaria quanto unica facoltà. Era in grado di impressionare una pellicola fotografica con la forza del proprio pensiero. Studiosi ed esperti di parapsicologia non si degnarono neppure di prendere in considerazione quelle pagine. Ecco che si tornava a parlare della psicofotografia, come se non fosse stato abbondantemente provato che questa presunta capacità paranormale era in realtà dovuta a trucchi più o meno raffinati. La fotografia del pensiero non era in effetti un argomento nuovo. Anche se da anni non se ne sentiva più parlare, questo supposto fenomeno aveva dominato le sedute spiritiche degli inizi del secolo. Sulle immagini scattate nel corso di tali incontri apparivano spesso particolari insoliti, soprattutto volti di defunti, che gli spiritisti portavano come prova di un intervenuto contatto con l'aldilà. Simili documentazioni, tuttavia, suscitarono non pochi sospetti circa la loro autenticità e la parapsicologia si mostrò molto accorta, tenendosi alla larga da questo settore e non volendo considerare di propria competenza neppure quando giunse dal Giappone un'autorevole presa di posizione in merito. Il dottor Fukurai, docente di letteratura all'Università di Tokyo, aveva raccolto un'impressionante serie di testimonianze sulla psicofotografia e le aveva pubblicate. La cosa costò cara a Fukurai, tacciato di eccessiva credulità, accusato di occuparsi di argomenti poco seri, dovette rinunciare alla sua cattedra. 20 anni più tardi, il libro dello sfortunato sperimentatore venne tradotto in Occidente, ma le accoglienze furono gelide. Viste queste premesse, non c'è da stupirsi se anche Ted Sirius dovette passare sotto le forche caudine della derisione generale, prima che qualche studioso decidesse di osservarlo all'opera. Bisogna però notare che nel frattempo la fotografia aveva fatto passi da gigante, era comparsa la Polaroid, la macchina che consentiva lo sviluppo immediato delle immagini e veniva quindi ad escludere eventuali manipolazioni in laboratorio. E Ted Sirius si serviva appunto della Polaroid per impressionare con i suoi pensieri le pellicole. Forse fu proprio questa circostanza a indurre il professor Julie Eisenwood, docente di psichiatria all'Università di Denver nel Colorado e direttore di una clinica universitaria neuropsichiatrica, a fissare un incontro con il nostro psicofotografo. L'appuntamento venne stabilito per un giorno d'aprile del 1964 in un albergo di Chicago. Eisenwood rimase fortemente colpito da Sirius. Lo studioso si trovò davanti a un quarantenne evidentemente alcolizzato, che cominciò subito a bere un whisky dopo l'altro. Naturalmente, Eisenwood pensò che Sirius volesse sfruttare a fini commerciali le sue presunte capacità e si accinse a osservare quanto sarebbe successo con una buona dose di incredulità e scetticismo. Tutte le sue remore caddero di lì a poco, quando, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, apparve finalmente una psicofotografia, riproducente la Water Tower di Chicago. Nessun trucco era stato possibile. Sirius si era seduto di fronte alla Polaroid, a una sessantina di centimetri di distanza, si era concentrato e dall'apparecchio era uscita la pellicola impressionata con quel monumento. Lo studioso vuole sapere come avesse fatto Sirius a rendersi conto di questa sua straordinaria capacità. Le cose erano andate così. Qualche anno prima, il futuro psicofotografo si era fatto ipnotizzare per gioco da un amico, il quale gli aveva suggerito di fissare il proprio pensiero su alcuni luoghi che gli andava descrivendo. Nella stanza c'era una Polaroid, con l'obiettivo rivolto verso una parete vuota. A un certo punto l'amico azionò lo scatto e, con sua grande sorpresa, vide raffigurati sull'immagine che si andava sviluppando particolari della scena che aveva illustrato a Sirius. Quando
Quando costui fu uscito dalla trance, i due vollero ripetere a freddo l'esperimento, che riuscì ugualmente. In quell'occasione Sirius non solo si scoprì dunque psicofotografo, ma comprese che poteva impressionare le pellicole sia con i propri pensieri, sia con quelli che gli venivano suggeriti da altre persone. La trance si rivelò superflua anche in seguito. Tuttavia egli doveva concentrarsi al massimo durante le prove, spendendo una buona dose di energia fisica e psichica, tale da lasciarlo alla fine completamente stremato. Asserì inoltre che il whisky e la birra lo ponevano in condizioni favorevoli ad effettuare la psicofotografia, per cui prese l'abitudine di caricarsi con l'alcol prima di ogni seduta. Eisenbud notò più tardi che spesso non si rendeva conto se il suo soggetto fosse stanco oppure ubriaco. Lo scienziato volle condurre con sé Ted a Denver, dove lo sottopose a innumerevoli esperimenti, anche alla presenza di testimoni. I risultati si mostrarono stupefacenti, tanto che Eisenbud si decise a renderli noti nel settembre 1966, nel corso del congresso annuale di parapsicologia di New York. Su Sirius si puntò l'attenzione di altri ricercatori, tra cui John Stevenson e J. Gaither Pratt. I due lo invitarono a Charlottesville, dove ebbero luogo, tra i mesi di aprile e maggio del 1967, infinite prove. Pratt esclude che Ted abbia potuto ricorrere a qualche trucco, tanto che le pellicole che la Polaroid erano di proprietà dei due ricercatori e venivano attentamente verificate. Pratt ritiene che anche il particolare aggeggio di cui lo psicofotografo aveva l'abitudine di servirsi non possa essere chiamato in causa per un'eventuale frode. Si tratta del gismo, così battezzato dallo stesso Ted. Un innocuo tubo di carta che Sirius appoggiava tra la fronte e la Polaroid perché lo aiutava a concentrare le proprie energie. Questo oggetto, dichiarava Pratt, non aveva nulla di speciale. Noi stessi glielo preparammo un paio di volte contrassegnandolo con le nostre iniziali. Naturalmente seguivamo anche attentamente ciò che Ted faceva con il gismo durante gli esperimenti, ma non abbiamo mai scoperto nulla di strano. Se d'improvviso chiedevamo al nostro soggetto di consegnarci il tubo di carta per compiere un'ispezione imprevista, egli non aveva alcuna difficoltà ad accontentarci. Dobbiamo poi tenere presente un particolare. Ted ripeteva in continuazione le prove davanti ai testimoni più attenti, tra i quali anche alcuni prestigiatori. Ora, noi sappiamo che chi froda non è sempre ben disposto verso i suoi osservatori. Ebbene, qualcosa del genere con Ted non c'è mai capitato. Egli si è sempre dimostrato disponibile al massimo. Concluse le prove con Pratt e Stevenson, Sirius torna dal suo scopritore, il professor Eisenbud, che organizza una seduta presso il Museo di Storia Naturale di Denver. Egli spera che l'uomo, suggestionato dall'ambiente, riproduca mentalmente qualche immagine del passato. E così avviene. Sirius si concentra, afferma che qualcosa si va delineando nel suo cervello. Dalla Polaroid uscirà una foto che rappresenta un uomo di Neanderthal in posizione accovacciata. È uno degli ultimi successi di Ted, perché nel novembre 1967 due giornalisti, Charles Reynolds e David Eisendrath, attaccano lo psicofotografo sulla rivista Popular Photography, asserendo che l'uomo è un semplice frodatore. Essi infatti sono riusciti a ideare un piccolo dispositivo capace di venire dissimulato all'interno del gismo e hanno ottenuto immagini simili a quelle di Ted. Come abbiamo visto, il tubo di carta era del tutto innocente. Sirius non è il primo sensitivo a utilizzare per ampliare le proprie facoltà espedienti innocui. Lo fanno i veggenti quando ricorrono alle carte, alla lettura dei fondi di caffè,
alla famosa sfera di cristallo. Si tratta, così dicono gli esperti, di accorgimenti che aiutano ad accendere l'interruttore della paranormalità. Il gizmo tuttavia viene posto sotto accusa e con esso il nostro psicofotografo. Ted Sirius entra in crisi, malgrado ciò si pone ancora volentieri a disposizione di Pratt nel 1968. I risultati non sono fantastici, ma neppure del tutto privi di successo. Sulle immagini compaiono linee parallele, mentre altre foto si presentano stranamente scure anche quando la luce è intensa. Pratt mette poi ancora alla prova il gizmo, consegnandolo a Sirius immediatamente prima delle prove e ritirandolo subito dopo che la foto mentale è stata scattata. Pretende inoltre che l'uomo mostri di non nascondere assolutamente nulla tra le mani, tenendo sempre le dita tese. Lo studioso manifesta la sua certezza su questa straordinaria possibilità psichica e dichiara che si debba poterla sperimentare concretamente su altri individui. In Giappone si fa vivo, agli inizi del 1970, un giovane di 19 anni, Yuko Ishii. Egli dimostra di essere capace di trasferire su una pellicola Polaroid, il cui obiettivo viene coperto con nastro isolante, il contenuto di alcune fotografie, sulle quali si è fortemente concentrato. In Italia poi si scopre che un farmacista di Sassuolo, Ermete Fontana, era in grado di realizzare alcune fotografie. Poggiando le mani su lastre ancora sigillate, riusciva a produrre curiose immagini raffiguranti linee intersecantesi tra loro, con fiammate e sprazzi di luce. Ma i nostri parapsicologi, tuttavia, non sembravano dargli molto credito. Bulgaria, e più precisamente la zona del massiccio montuoso dello Stranza. Quest'area, che confina con la Turchia, era abitata in tempi antichi dal popolo dei Traci, i quali sono ricordati anche dallo storico greco Erodoto. Di loro Erodoto diceva che erano un popolo molto numeroso, che non aveva preso il sopravvento su altre civiltà, soltanto perché era diviso in gruppi e tribù e non riusciva a trovare coesione e unità. L'area di Stranza è perciò ricchissima di reperti archeologici, di dolmen e antichi templi in pietra. Inoltre, è anche un'area carica di una speciale aura mistica. Nel 1980 quest'area divenne oggetto di particolare interesse, poiché un cercatore di tesori, in modo non molto chiaro, venne in possesso di un'antica pergamena sulla quale erano incisi dei geroglifici e altri segni impossibili da decifrare. L'uomo si rivolse all'Accademia delle Scienze per cercare di capire cosa dicesse quello scritto. Lì venne in contatto con la pergamena colei che avrebbe dato via alla spedizione, alla ricerca della tomba di Bastet. Ludmila Zikova. Era la figlia di Todor Zikov, all'epoca dittatore della Bulgaria, e ricopriva il ruolo di capo dell'ufficio cultura del paese. Chiaramente quel ritrovamento la interessò molto, ma nessuno capiva gli strani segni vergati su quella pergamena. Non c'era che un altro ultimo tentativo da fare, rivolgersi alla famosa veggente Baba Vanga. Dopo essersi messa in contatto con la nipote della donna, la Zikova consegnò dunque la pergamena a Baba Vanga, che non ebbe alcuna difficoltà nel leggerla. Infatti disse che nel testo si parlava della tomba di Bastet, una dea egizia che era stata riportata in Bulgaria poiché di origine trace. Vicino al villaggio di Malko Tornovo si trovava la sua sepoltura e non solo. Con la dea avevano seppellito un manufatto alieno di incredibile potere. Inoltre la sua tomba celava anche un segreto che avrebbe riscritto la storia dell'uomo. Baba Vanga diede delle indicazioni tanto precise che l'anno successivo, in primavera, la Zikova organizzò una spedizione per scoprire se quello che la profetessa aveva detto era vero.
Partì un ridotto gruppo di persone in grandissimo segreto, tanto che per anni non si è saputo nulla di questa storia. In seguito, uno dei partecipanti alla spedizione, Krustiu Matuskiev, scrisse un libro in cui raccontò tutto per filo e per segno. Anche la nipote di Baba Vanga, Krasimira Stoyanova, ne parlò nella biografia su sua nonna. Arrivata al luogo indicato dalla veggente, la spedizione trovò l'ingresso alla tomba e non solo. Di notte, quando la luce della luna bagnò la pietra che aveva incisi tre cerchi, a formare un triangolo rovesciato, i presenti ebbero un'apparizione. Due figure si disegnarono sulla roccia, una delle quali sembrava essere un giovane faraone seduto in trono. Così come erano apparse, scomparvero. Una certa inquietudine si impadronì dei presenti perché Baba Vanga li aveva ammoniti che stavano per compiere un atto sacrilego. Andarono avanti ugualmente, è quello che segue è avvolto dal mistero. Infatti subito partirono le operazioni di scavo, ma non sappiamo se o cosa sia stato ritrovato. Le ipotesi sono tante e nessuna può essere confermata. C'è chi liquida tutta la faccenda come una bufala. C'è chi dice che furono trovati reperti di grande valore, alcuni di natura aliena, oggi nascosti e occultati dai servizi segreti. Gli scavi proseguirono fino a luglio, quando colei che aveva patrocinato l'impresa, Ludmila Zikova, morì tragicamente. Aveva poco più di 41 anni e c'è chi dice che si suicidò. Altri ancora dicono che la uccisero perché era diventato un personaggio scomodo. Infine, c'è chi dice che morì consumata dal tumore al cervello di cui era ammalata, dopo aver abbandonato le cure tradizionali, ripetendo «pensa a me come al fuoco». Nei mesi successivi, anche altri membri della spedizione e personaggi che avevano contribuito a vario titolo ad essa morirono in circostanze poco chiare, a tal punto che, come i tempi del ritrovamento della tomba di Tutankhamon, si iniziò a parlare di maledizione. La cosa più incredibile è che la morte della Zikova segnò la fine brusca e repentina di ogni ulteriore approfondimento della faccenda. La tomba di Bastet, già fortemente danneggiata dalle esplosioni svolte durante gli scavi, fu sigillata definitivamente. Tutto quello che era stato trovato, ammesso che fosse stato trovato qualcosa, è rimasto nascosto. Oggi il luogo è visitabile dall'esterno ed è anzi diventato meta di appassionati, turisti e curiosi. Non ci sono stati ulteriori approfondimenti. Ma una novità da riportare c'è. Nel 2018 un archeologo locale, Daniel Pantov, direttore del Museo di Storia di Primorsko, con l'ausilio dell'unico georadar presente in Bulgaria e in dotazione al suo museo, ha fatto un rilevamento straordinario. Ha infatti appurato che a circa 18 metri di profondità, rispetto all'entrata della presunta tomba di Bastet, vi è un oggetto metallico, forse una lancia o una spada. Che si tratti del manufatto di cui ha parlato Baba Vanga? L'uomo ha affermato che si può ipotizzare la presenza di un complesso funerario sotterraneo e di avere intenzione di riprendere gli scavi. Purtroppo però ci sono due grossi ostacoli. Il primo è stato la pandemia di coronavirus che ha bloccato ogni attività di ricerca. Il secondo è la mancanza di soldi, perché per riprendere gli scavi sarebbero necessarie somme ingenti. Bastet sarebbe dunque stata una sacerdotessa di origini trace, che era andata in Egitto per studiare. Aveva qui appreso arti tali da diventare una sorta di divinità, acquisendo poteri straordinari. In punto di morte aveva voluto essere sepolta nella sua terra natale, dove fu riportata via mare. La sua tomba, secondo Baba Vanga, è in Bulgaria, ai piedi dei mistici monti Stranza. Con lei è stato sepolto qualcosa che, se rivelato, sconvolgerebbe l'umanità. La veggente ammonì: non siete ancora pronti. Così il segreto della dea Bastet resta celato nel cuore della terra. Ma ancora una volta sembra emergere da questa storia il forte retaggio di Atlantide, di una civiltà i cui abitanti erano delle semidivinità
poiché in grado di padroneggiare forze ed energie ignote ai moderni. Forze ed energie che li distrussero, ed è quindi bene che restino sepolte fino a che l'uomo non sia pronto, ammesso che quel giorno giunga mai.